Salve a tutti, sono Fabio Federighi, siamo nella sede del Club di Londra per la realizzazione di questo video su un'imitazione di Gammarus. Il Gammarus in Sieve, specialmente nel tratto della Clearwater Sieve, è forse l'esca principale, in quanto è la maggior presenza di cibo per le trote del tratto. L'imitazione che andremo a costruire è un'imitazione piuttosto semplice, in quanto non è una pesca facile nel tratto della tailwater. Le trote vanno ricercate al di sotto della vegetazione ripari, al di sotto dei rami presenti sull'acqua, quindi si perde molte imitazioni. Quindi il dressing che andremo a fare sarà un dressing semplice e veloce. E vediamo alcune imitazioni che normalmente si utilizzano insieme e i materiali con cui è costruita questa imitazione. Normalmente utilizzo un amo grab, questi sono degli Anak H300 di taglia che può variare dal 14 addirittura a un 8. Sono presenti grossi gamberi nella sieve. Come appesantimento utilizzo del filo di piombo dello 080, filo di montaggio un Unicord 12/0 della Unic. Come sottocorpo utilizzo un dubbing autocostruito di zampino di pelo di lepre artica. Zampino di lepre artica, normalmente lo troviamo così in commercio, lo possiamo aprire per avere a disposizione tutta la lunghezza del pelame, con questo normalmente si costruiscono le ali dell'effimere o di segge, però vi sono delle parti che si possono utilizzare per farsi del dubbing, ad esempio la parte sul tallone normalmente non è idonea all'utilizzo delle ali e la possiamo tagliare per fare questo dubbing. Anche la parte sovrastante lo zampetto la possiamo tutta recuperare. Anche tutto il sottopelo all'interno della parte che utilizzeremo per poi fare le ali dell'effimere la possiamo recuperare. Il tutto messo in un frullatore e frullato si ottiene un dubbing soffice rispetto al dubbing normale di lepre, a parte la colorazione. Questo fatto con lo zampetto di lepre artica, avendo molta cheratina all'interno del pelo, ha un pelo diciamo più trasparente, più lucido, è un dubbing un po' più brillante. Per coprire il tutto utilizzo il latex, il vecchio latex, che attualmente io credo sia in commercio ancora tramite Vanyard, oppure lo potete trovare nei negozi di sanitari. Esiste di vari spessori e anche di varie colorazioni, però si possono utilizzare anche altre pellicole tipo Medallion, tipo la raffia o tipo Scootback. Per la realizzazione delle zampette dell'artificiale normalmente utilizzo delle ecoze di gallina della Weighting, sono genetiche, sono quelle per intenderci con la banda rossa. Queste colorazioni, se non le trovate in commercio, e idem vale anche per il dubbing volendo, si possono ottenere da noi. Ad esempio, l'oliva, partendo da un grigio chiaro così, immerso in tintura di olio, si ottiene una colorazione del genere. I colori tan invece si possono ottenere bene partendo da galline bianche, immergendole in acqua calda dove è stato fatto bollire le bucce esterne delle cipolle rosse. Verrà sì una soluzione rossastra, ma alla fine i colori che uscirà fuori saranno questi colori sul beige tan. Quindi i gamberi, diciamo che vado a imitare insieme, sono di tendenzialmente un paio di colorazioni, girano da un beige chiaro a un'oliva, però
quindi colorazioni del genere per le zampette vanno più che bene. Poi per la colorazione del dorso utilizzo dei pennarelli Pantone e per copertura totale utilizzo della colla UV, va bene anche quella dell'alunno o di altre marche, non ci sono problemi. A questo punto si può passare all'imitazione. Iniziamo la costruzione, utilizziamo un amo del 10 in questo caso. Bene, iniziamo con l'appesantimento, questo è un filo di piombo dello 0,80. Andiamo a coprire buona parte dell'amo. Fissiamo il filo di montaggio. Io vado avanti e indietro in maniera da creare una base di filo. Poi a questo punto mi inserisco tra le spire del piombo. Chi vuole può anche utilizzare una goccia di attack sotto il piombo. Tramite l'ausilio delle pinze o con le forbici stesse schiaccio leggermente la parte laterale. Adesso andiamo a fissare la striscia di latex, che sarà poi quella che formerà il dorso del gambero. Gli facciamo un leggero invito, ovvero sia una parte a punta. Il latex ha una particolarità, ha una parte più lucida e una parte più opaca. Facciamo sì che la parte più opaca a mosca terminata risulti all'esterno. Quindi la punta ci facilita anche il fissaggio sull'amo. Non vi preoccupate se rimane l'eccedenza, tanto dopo copriremo il tutto. Bene, torniamo sulla parte frontale e andiamo a fissare un Eccles di gallina. Ne ho già preparata una, la spegliamo da una parte in maniera che non ci sia un eccesso di zampette e la fissiamo sulla parte frontale. Questo è il momento in cui andremo a formare il sottocorpo del gambero con il dubbing di zampetto di lepre. Quindi un po' di cera sul filo, non vi preoccupate dello scalino che ha formato il piombo in questo punto. Andando a riempire con il dubbing ci saliamo automaticamente al di sopra. All'inizio vi ho parlato del club di Londa. In questa zona a Londa ci sono due bellissimi tratti del torrente Rincine, anche questi sono tratti no hill e sono in una zona molto vicino alla zona della tailwater sieve, quindi di possibilità di pesca ce ne sono diverse in zona. Mettiamo un altro poco. Bene, a questo punto
andiamo a girare le holes verso la curvatura dell'anno, a spire larghe. La fissiamo con un paio di giri. Apriamo le fibre e a questo punto andiamo a formare il dorso del gambero. Una giusta tensione del latex e formiamo il primo anello. Ripartiamo e proseguiamo con il secondo anello. Alcune note, ad esempio il latex, se lo teniamo più verso di noi, al momento che andiamo a fare l'anellatura, verrà portato automaticamente in avanti dal filo, quindi risulterà piuttosto centrato poi a fine costruzione. Altra cosa, via via che andiamo avanti incontreremo le fibre dell'Eholz e anche del pelame vario del corpo. Con questo movimento del filo destro-sinistro possiamo eliminare buona parte delle fibre che potrebbero finire sul dorso, ci potrebbero causare dei problemi poi al momento che andiamo a coprire con la holla. Cerchiamo di fare un'anellatura piuttosto regolare. Quindi abbiamo presa una alzata e dopo la tagliamo. Bene, a questo punto fatto l'ultimo anello, facciamo i nodi di chiusura. Normalmente li faccio in questo caso con un annodatore conio. Tagliamo il filo. E facciamo un po' di pulizia di eventuali fibre e pelucchi sulla parte esterna del dorso. Bene, a questo punto con un pantone, questo è il pantone Warm Grey 11, andiamo a colorare la parte centrale del dorso. E con un pantone 466T facciamo le parti laterali e ripassiamo anche sopra. Nuovamente con il pantone scuro una passatina sul dorso. Possiamo immediatamente andare a coprire con la colla UV. Con la UV, per renderla più fluida, possiamo scaldarla leggermente con una fiamma, un accendino. E andiamo a coprire uniformemente il dorso del gambero. Con la lampada UV andiamo a bloccare la colla. Dico bloccare perché un'essiccazione completa tramite la lampada non la otterremo mai. Questa imitazione va esposta ai raggi del sole. Poi non c'è bisogno assolutamente sopra né di pulizie con alcol o coperture con smalti. Va bene così.
Questo particolare attrezzino è idoneo per infilare la mosca, ne faremo una serie e la metteremo fuori ai raggi del sole. E il gambero è terminato.